Bentornati in studio, questa è Saturday Morning Alivi e siamo riusciti finalmente a contattare l'amico onorevole Franco Antonio. Ben trovato, siamo felici di riascoltarla. Ma buongiorno, chi si risente? Il mio amico Peppino. E come sta? Come sta? Molto bene, grazie. Anche lei dalla voce mi sembra che stia bene. Ma non sto bene, sto benissimo, caro Peppino, benissimo. E lo sento, a dire il vero ero un po' preoccupato, avevo provato a chiamarla prima, però... Jeremy, qui mica possiamo fare come cazzo ci pare. Eravamo rimasti che ci saremmo sentiti a quest'ora. Lei a quest'ora mi deve chiamare. Sono molto rigidi su questo, eh. E per il resto? Ah, per il resto, una meraviglia, Peppino. Ma lei lo posso dire, tanto non l'ascolta nessuno a quest'ora del mattino. Però, sa com'è... Ma che meraviglia qui, senza chiarezza, che mi stressa con le faccende di casa. E lava qua, e scopa là. No, ma magari scopa là, spazzala, e cucina questo, e tira quello. E adesso? Adesso mi sembra di stare nel giardino dell'Eden, non faccio altro che dormire e riposare da quando sono arrivato. Ma ne avevo proprio bisogno, guardi, ma persino il bastone che ci servono per pranzo mi sembra un piatto di Carlo Cracco, tanto sono rilassato. Tra le altre cose, il precipitare degli eventi mi ha fatto scappottare anche il montaggio di una vetrinetta che mia moglie aveva comprato all'IKEA. Una vera botta di fortuna. E a chi lo dice? Modello Hiskegrufen, 13 piani con 130.000 scompartimento di 5 cm per 7, 438 viti, un'infinità di tastelle, pure gli intarsi e da cesellare c'erano. Mi consenta di ringraziare ufficialmente chi mi ha portato qui, gli devo la vita. Non posso darle torto. Ma là fuori invece che si dice? Vi manco. Io la sentivo una volta alla settimana e la risento anche oggi, quindi non saprei, però non so gli altri. Vabbè, adesso però la devo lasciare perché come le ho detto qui sugli orari sono piuttosto rigorosi e mi hanno detto solo pochi minuti, altrimenti poi la prossima settimana non mi permetteranno di sentirla. D'accordo, onorevole, la salutiamo. Non molli, mi raccomando. Mollare? Ma sto benissimo, chi molla? Basta stare attenti alle docce e poi è fatta. Alla prossima settimana!